In un servizio andato in onda lo scorso anno, Vera TV aveva svelato la presenza di un'occupazione abusiva in un'area del centro sportivo Iale a Pescara. I gestori della storica struttura, esausti dai comportamenti di un uomo di origini albanesi che si era trasferito negli spazi attigui ai campi assieme alla sua famiglia ormai da anni, avevano più volte chiesto aiuto alle istituzioni una convivenza forzata che aveva creato non pochi problemi tra minacce al presidente del centro da parte dell'uomo e danni alla stessa struttura. E ora, a distanza di tempo, scattano i sigilli nell'area occupata. Martedì mattina, i finanzieri del reparto operativo aeronavale hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara, Secondo quanto riferito dalle fiamme gialle, sul sito in questione è stata realizzata una trasformazione edilizia abusiva e sono stati smaltiti vari quantitativi di rifiuti speciali in maniera illecita. Ormai dai sei anni la famiglia di origini albanesi viveva nella struttura. Il provvedimento di sequestro costituisce l'epilogo di un'attività d'indagine avviata dai finanzieri della sezione aerea di Pescara.